Benvenuti all'appuntamento con la natura e le sue meraviglie, tutte da scoprire, anche in provincia di Cremona. Siamo in compagnia del professor Groppali, ben trovato. Grazie. Anche oggi infatti scopriremo un angolo incantato alle porte della città del Torrazzo. Alle porte proprio, sulla strada che va verso Pavia. Appena fuori, appena dopo l'ex sanatorio, ora istituto Aselli, sul lato opposto c'è questo piccolo bosco. Piccolo bosco che era la polveriera di Piscenengo. Era quindi il deposito delle munizioni, delle caserme, cioè artiglieria, eccetera, in città, e le munizioni per ragioni di sicurezza venivano accantonate qui. Quindi ci troviamo in un'area che è diventata bosco, ma sotto ci sono ancora i resti di questi depositi militari. Poi il demanio militare è stato ceduto al comune, quindi questo piccolo bosco rimasto è comunale e al suo interno c'è un piccolo percorso, un piccolo sentiero, affascinante perché pur essendo a due passi, ma veramente due passi dalla città, dà l'impressione di essere un po' in un altro mondo. Che è un po' la finalità di questo programma di Natura Segreta, un invito a scoprire i segreti di questa piccola, interessante natura alle porte delle nostre case. E oggi cominciamo subito con una curiosità, con un albero particolare che è vicino a noi. Allora, l'ingresso di questo spazio militare era gestito in modo che fosse ordinato, perché la vita militare richiede ordine e precisione. Quindi gli alberi, questi pioppi lungo il vialetto di accesso erano mantenuti a una certa altezza, cioè erano gabbati o capitozzati. Quindi la pianta veniva fatta crescere fino a un certo punto, poi veniva tagliata in modo che da lì partissero i rami. Questo dava più l'impressione di un viale, dava più ombra, dava un effetto più pulito, se vogliamo. Il problema è che il pioppo ha un legno fragile e tenero, e nel punto in cui è stato fatto il primo taglio i funghi sono penetrati. Poi, non gestendo, non governando più con ceduazioni, con tagli, con forme di governo della pianta, non governandola più, bene o male i rami crescono dal punto dell'originario taglio, si squilibra la pianta e dove è entrato il fungo, dove è entrato il marciume, si verifica la rottura. Quindi in questi casi salvare queste piante è praticamente impossibile. Quindi andrebbero eventualmente eliminate per evitare che il visitatore rischi cadute pericolose. Perché in questo caso poi la natura ha fatto il suo corso. La natura ha fatto il suo corso. Però teniamo presente che passeggiando in natura il rischio zero non esiste, perché in caso di vento forte un albero apparentemente sano può cadere, un ramo può staccarsi, fa parte delle regole. Quindi in giornate particolarmente ventose una passeggiata in foresta, perfino in piccolissime forestucce come questa, è sconsigliabile. Quindi con attenzione cominciamo il nostro percorso. Perfetto. Direbbe che è un gelso questo. Davvero un gelso questo? È un gelso cresciuto in modo particolare. È stato probabilmente tagliato al piede quando era già un po' sviluppato, per cui tutta la pianta ha fatto rami che sono cresciuti e sono diventati ciascuno praticamente un albero. Noi siamo abituati a vedere i gelsi per la sericoltura gabbati. A proposito di gabbati, perché si dice mi hai gabbato? Beh, pensiamo a un albero che pensava di diventare alto e di svilupparsi come voleva lui, che a un'altezza di 1,5 m, 2 viene tagliato, cioè viene gabbato e non crescerà mai più, ma darà rami che ogni tanto verranno tagliati. Ecco, i gelsi da noi venivano gabbati proprio per
con potature ogni tanto per tagliare questi rami che si sviluppavano dalla superficie di taglio per dare una produzione di foglie notevole, perché sui gelsi e sulle loro foglie si basava l'allevamento dei bachi da seta, che era fonte importantissima di denaro per le famiglie povere del passato, che vivevano nei periodi dell'allevamento del baco in una situazione che oggi definiremmo impensabile, perché i bachi da seta temevano le malattie, quindi non potevano essere allevati nelle stalle, venivano allevati nelle case. Quindi nelle case c'era questa commistione tra bachi da seta e umani, quei bachi da seta che seminavano i loro piccoli escrementi dappertutto e gli umani che respiravano la puzza di questi bachi da seta durante lo sviluppo. E quando alla fine erano grandi, i bachi da seta facevano anche un grande rumore, masticando rumorosamente con le loro mandibole dure le foglie del gesso che venivano fornite. Però senza la vendita dei bozzoli, molte famiglie non avrebbero avuto quel minimo di denaro necessario per comprare ciò che non poteva essere prodotto e scambiato in cascina. Quindi il gelso ha fatto parte importantissima della storia della nostra campagna e della vita dei nostri contadini fino a non molto tempo fa, fino alla generazione scorsa. Sì, esatto, infatti si raccolgono proprio i racconti, certo, di quanto avveniva. E oggi vediamo dei gelsi che non hanno mai prodotto nulla, se non forse la prima volta un po' di legna. Qui tra l'altro c'è un po' un tematismo di questo bosco, perché è praticamente un robinieto. Le robinie sono state piantate al momento della costruzione, realizzazione di questa polveriera, perché crescono molto rapidamente, hanno un apparato radicale che consolida anche dei pendii e soprattutto danno una copertura molto forte, perché l'idea dei militari dell'epoca era di mimetizzare quest'area. Solo che forse si mimetizzava tempo fa, perché attualmente è di fianco a una strada, ma va bene, è circondata completamente da campi. Quindi, non so, per il bombardiere nemico bastava tirare nel bosco per andare a colpire la polveriera. Comunque sia, le robinie sono state piantate per queste loro caratteristiche. Oggi la robinia è classificata pianta infestante. Pianta infestante perché, a parte che la sua origine è nordamericana, e è arrivata in Europa come curiosità botanica nel Settecento. Addirittura prende il nome dal giardiniere del re di Francia, Jean Robin, per cui è robinia, perché Robin, scritto Robin, è stato il primo a piantarla nei giardini come pianta ornamentale. Ornamentale perché i suoi fiori a grappolo, pendenti, bianchi, profumatissimi, sono interessanti, danno un tocco di colore e di profumo ai giardini. Il problema è che finché rimaneva nei giardini era una pianta ornamentale come tante altre con le sue caratteristiche. Quando poi ci si è resi conto che tagliandola ricaccia polloni da tutte le radici, che il suo legno è buono, può essere bruciato anche quando è verde, quindi non richiede particolari stagionature e magari permette qualche piccolo imbroglio, perché vendere del legno appena tagliato e più pesante cioè può permettere una leggerissima piccola truffettina. Comunque sia, per queste caratteristiche la robinia è stata diffusa, distribuita ovunque, con alcune cautele. Ad esempio Alessandro Manzoni, che era un botanico di altissimo livello, pare che volesse riscrivere parti della botanica sistematica, perché era anche molto profondo. Chi avesse dei dubbi può rileggere I Promessi Sposi, la descrizione della vigna di Renzo, abbandonata da Renzo, che lui va e rivede dopo anni d'abbandono, è una descrizione perfetta delle infestanti dei vigneti di allora. Allora, Manzoni aveva un podere nella Brianza, ormai butterata da ville, capannoni e altro, a Brusuglio. E si dilettava nel gestire, secondo i criteri dell'agronomia più moderna dell'epoca, la sua azienda. Allora, conoscendo dai testi di altri studiosi le virtù della robinia, la fa piantare nel suo podere per produrre legna. Primo tentativo non riesce, secondo tentativo riesce così bene che il Manzoni la fa spiantare completamente,
perché è vero che produce legna, però quando la robinia viene tagliata viene stimolata questa crescita di polloni dappertutto. L'apparato radicale corre in superficie, per cui questi polloni andavano a finire nei campi vicini. Quindi per il Manzoni pianta infestante. Solo che questa pianta infestante, proprio per le sue virtù di adattarsi a tutti i terreni, di essere estremamente frugale e di radicare rapidamente, è stata utilizzata in tutto il Regno d'Italia successivamente per consolidare le massicciate ferroviarie. Quindi veniva piantata proprio per queste sue virtù di rusticità e consolidamento di pendici franose, e questo l'ha portata in tutta Italia. Allora, problema, cosa ne facciamo di una pianta classificata come infestante? Se noi parliamo con un apicoltore, vi guarderà con degli occhi stralunati. Una pianta infestante, quella che dà il prestigioso miele di acacia, non sia mai. Poi è una pianta che è proprio rustica e può adattarsi un po' a tutto, tant'è che su scorie di miniere viene usata proprio per fermare, evitare la diffusione di polveri e quant'altro. Bisogna però in questi casi lavorare con la natura, quindi con un po' di pazienza e con un po' di conoscenza. La robinia è una pianta eliofila, cioè vuole il sole, all'ombra soffre. E non è una pianta che diventa molto alta. Le nostre piante originarie, la quercia, l'olmo e altre, sono più alte della robinia. Allora, se noi evitiamo di tagliare la robinia, dove l'abbiamo tagliata troppo, scegliamo per ogni pianta un pollone, tagliamo gli altri in modo che tutta la forza della pianta sia concentrata su quell'unico pollone e il bosco diventi un alto fusto, coi tempi della natura. Se noi inoltre piantiamo o favoriamo la crescita di piante più grandi, spontanee e autoctone, queste piante prima o poi ombreggeranno la robinia. Quindi la robinia si troverà costretta a morire all'interno e a vivere solo ai margini del bosco. Se poi abbiamo un po' di pazienza, taglieremo la robinia quando ha raggiunto una quarantina d'anni, perché allora il suo potere pollonante è ridotto o nullo. Quindi con i tempi della natura e ragionando in termini di riqualificazione di alcune aree, noi potremmo fare anche di un robinieto molto ricco di robinie e molto povero di altre essenze, un bosco più completo, più equilibrato, più ricco di biodiversità. Sempre rispettando quelli che sono i tempi, naturalmente, anche le caratteristiche. Beh, se noi vogliamo il pronto effetto con la natura, quasi sempre sbagliamo. Continuiamo il nostro percorso. Certo. Queste sono ortiche. Ah, ok. Capita di incontrare durante questo nostro percorso delle piccole montagnette, come le possiamo definire? Le possiamo definire come i resti della polveriera. Perché i proiettili e gli esplosivi erano conservati sottoterra, ovviamente, quindi con uno strato di terreno che facesse da isolamento in caso di bombardamenti, attacchi e quant'altro, con ingressi in queste camere sotterranee che ovviamente sono stati chiusi dopo aver svuotato dagli esplosivi queste camere, questi corridoi sotterranei. E rimane proprio questa copertura di terra di queste camere fatte allora per conservare questi esplosivi in sicurezza, anche perché in caso di incidenti la copertura avrebbe forse attutito un po' gli effetti delle esplosioni. Quindi anche se sembra una zona perfettamente naturale, beh, la mano dell'uomo, sapendo leggere un pochino le cose, è fortissima, l'impronta è forte. Queste cose, questi piccoli rilievi sono completamente artificiali, sotto probabilmente sono ancora presenti, se non sono crollate, delle camere in cemento armato che contenevano gli esplosivi. La copertura vegetale è stata fatta per mascherare queste strutture, per renderle, secondo i progetti originari, invisibili all'occhio del nemico. Che veniva anche dall'alto, soprattutto. Che veniva anche dall'alto, sì. Beh, sì, anche perché credo che qualsiasi spia, anche
da 4 soldi andando nelle osterie qui intorno, poteva chiedere dov'è che tengono gli esplosivi qui, gli avrebbero indicato senza alcun problema l'area. Andiamo alla ricerca di altre piccole montagnette e cumuli e anche di altre naturalmente essenze, alberi e piante che qui trovano la loro casa. Sono tanti i tipi di alberi, di piante, anche di cespugli che troviamo lungo questo percorso. Beh, qui c'è una mia nemica personale, parietaria, questa. Per l'allergia? Sì, la parietaria produce, come le graminacee per altri allergici, produce molto polline perché l'impollinazione è operata dal vento. Quindi il polline viene molto leggero, viene trascinato in aria e portato a depositarsi su fiori femminili, dove darà origine poi a semi e a nuove piante. Il problema è che alcuni organismi umani non riconoscono questo polline come oggetto neutrale, ma lo riconoscono come un nemico, quindi si difendono dall'aggressione nel modo che l'organismo riesce a mettere in atto. Quindi con starnuti, con lacrimazione, con tutto quello che noi allergici conosciamo purtroppo molto bene. Con in più la grande fregatura che la parietaria produce polline per periodi molto lunghi, mentre invece le graminacee hanno un periodo più contenuto nel tempo di diffusione del polline. Questa che vediamo vicino a noi è forse una delle strutture più grandi che possiamo vedere in zona. Quelle visibili sì, perché poi non sappiamo, possiamo solo immaginare cosa c'è sotto questi rilievi allungati. Una cosa curiosa è questo grande sambuco che era cresciuto, vigoroso e sano, attaccato a questo muro, che poi però si è seccato completamente, probabilmente perché le chiome degli alberi, delle robinie, si sono chiuse sopra il sambuco, gli hanno impedito l'accesso alla luce diretta e quindi il sambuco non ha avuto la possibilità di sopravvivere e si è seccato. Quindi non per un problema di radici, probabilmente tutte spostate da una parte per il muro? No, il sambuco è una pianta molto adattabile, quindi ben difficilmente. Poi è una pianta che si ammala molto difficilmente, quindi direi con ogni probabilità è stata proprio la mancanza di luce diretta. Sono molte le piante che hanno bisogno sempre di luce o comunque... Sì, dette eliofile perché vogliono il sole, mentre invece le nostre piante definitive, le querce per esempio, vogliono l'ombra quando sono piccole e il sole quando sono grandi. E questo permette loro di vivere nel sottobosco fino a quando non hanno una dimensione tale da superare le piante più basse e fare loro ombra alle altre. È quello il motivo per cui un bosco definitivo non ha robini al suo interno. Questo qua è il picchio verde. Il picchio verde è un animale bellissimo, colore verde, col dorso di un verde spento ma bello, capo con un po' di rosso, che è un animale, un formichiere volante. Lui per tutta la vita mangia formiche. Durante i lavori per la mia tesi, era una tesi un po' curiosa, era sui contenuti stomacali degli uccelli. Allora un imbalsamatore aveva fornito all'istituto dove mi stavo laureando una grande quantità di stomaci di uccelli. Allora la legge consentiva ai collezionisti di uccidere praticamente di tutto ed era quello che avveniva. E l'imbalsamatore aveva un piccolo contratto col mio istituto per tenere da parte gli stomaci con un'etichetta che diceva la specie e la data. Bene, ricordo che in uno stomaco di picchio verde ho contato oltre 650 formiche. Credo un pochino di acidità gastrica gli sarà venuta, però le quantità erano veramente impressionanti. E un'altra volta in un formicaio, quei grandi formicai di formiche rosse, quelli di montagna, frugandoci dentro per altri studi, ho trovato perfettamente conservato lo scheletro di un picchio verde, perché durante la stagione invernale questi formichieri volanti scavano nei formicai grandi per poi infilare la lingua e arrivare nel cuore del formicaio e prendere le formiche. E lì probabilmente, incidente di miniera, sul corpo di questo picchio verde è crollato il formicaio
e le formiche poi hanno fatto giustizia del loro nemico. Hanno trovato il modo in questo caso. Beh, in natura è così. Sì. Proseguiamo. In questa zona invece vediamo delle piantumazioni. Sì, questa zona, che è una piccola radura, è stata arricchita con queste essenze arbustive, questi giovani cespugli. Vediamo, sono messi in fila. L'idea del progettista probabilmente è stata quella di fare un bordo di siepe mista, di cespugli misti, in questo bosco che è un pochino monotono, se vogliamo. Le piante qui sono differenti, c'è il biancospino, c'è la fusaggine, c'è il prugnolo. Quindi per fornire a questo bosco quello che manca, che è la presenza e la ricchezza di specie arbustive che producono frutti e bacche, perché per la biodiversità sono fondamentali, in quanto molti uccelli si nutrono di questo cibo e quindi in assenza di questo cibo non popolano questo bosco. Presenza in questo bosco, a parte il picchio verde molto interessante, altre presenze, il picchio rosso maggiore, e negli ultimi pochi anni una ricchezza straordinaria di colombacci. Il colombaccio è una specie, è come il nostro piccione, più grande, con dei segni bianchi sulle ali e intorno al collo. Molto grande, che in passato era presente soltanto durante l'inverno e non ovunque, e attualmente sta diventando numeroso o numerosissimo e nidifica ormai anche in città abbondantemente. Quindi in natura niente sta fermo. A causa dell'uomo o non a causa dell'uomo, le cose cambiano e il colombaccio è uno degli ultimi ospiti della città di Cremona e di altre città, perché si sta diffondendo ovunque. I motivi? Abbiamo provato a chiederli, non abbiamo avuto risposta. Probabilmente una diminuita pressione venatoria, una maggior dimestichezza di questa specie che in passato era cacciata molto attivamente, maggior dimestichezza con l'uomo, e poi una buona adattabilità. Non c'è grande giardino o viale alberato di Cremona in cui il colombaccio ormai non sia presente e spesso nidifichi. Anche fuori Cremona, perché anche nella zona in cui abito sono arrivati. Dappertutto. Si distinguono proprio per la dimensione, sì. Questi segni. Certo. Ma non hanno alcun timore, perché comunque volano alla ricerca anche dei rami, probabilmente per fare il nido. Fare il nido. Fanno dei nidi molto rustici, di bastoncini, stecchi. Sì. Hanno capito forse che l'uomo è diventato meno ostile e quindi si avvicinano di più. Abbiamo sentito alle nostre spalle il treno, perché siamo vicini. Siamo alla vicini ferrovia. Alla ferrovia, sì. Continuiamo. Siamo arrivati in un punto in cui c'è probabilmente quello che era una zona strategica per quanto riguarda il controllo di questa ex polveriera. Beh, vediamo con quella garitta montata su trampoli proprio la funzione di sorveglianza dell'area. Quindi c'erano militari di turno, giorno e notte, per evitare che questi materiali delicatissimi, questi esplosivi, finissero in mani sbagliate o finissero oggetto di attentati. Quindi erano sorvegliati, controllati dai militari che gestivano l'area. E quindi è bello ed è carino che sia rimasto l'impianto di illuminazione esterno e questa struttura per il controllo del territorio. Quindi fa parte un pochino del monumento dell'area. Siamo arrivati alla fine del nostro percorso in questa nuova scoperta e siamo vicini a una struttura che si intravede alle nostre spalle. Di che cosa si tratta? Ma probabilmente era Santa Barbara,
La statua è stata tolta e speriamo messa in luoghi dove venga ancora venerata. Santa Barbara, la patrona degli artificieri, di chi maneggiava esplosivi, che era all'ingresso di quest'area che conteneva esplosivi, probabilmente per avere una protezione divina contro incidenti che potevano essere veramente pericolosi e veramente mortali. Grazie professore per averci accompagnato anche oggi alla scoperta delle bellezze naturali che circondano anche e che si trovano in pianura padana. Grazie come sempre a tutti voi per averci seguito e arrivederci.